Questi è Mario Giordano. Non voglio festeggiare Halloween. Io Halloween non lo voglio festeggiare. Io Halloween non lo voglio festeggiare. Non lo voglio festeggiare. Se lo conoscevate, mi dispiace. Se non lo conoscevate, benvenuti nel mio inferno. Mario Giordano, giornalista ed ex direttore del TG4, negli ultimi tempi è diventato ultra mainstream a causa delle sue incredibili doti da giornalista. Che sono quelle stesse doti che stanno lentamente erodendo quel muro, teoricamente insormontabile, che dovrebbe dividere i giornalisti dagli youtuber. Quindi Mario Giordano rappresenta alla perfezione l'attuale crisi del giornalismo italiano. Ma come? Sigla e poi lo scopriamo. Diamoci dentro. Mario Giordano dal 2018 dirige su Rete4 il suo programma Fuori dal Coro, e già qui possiamo parlare del contesto. Questo perché il palinsesto di Rete4 è sempre stato un gran mix di retorica conservatrice nazional-populista, tette per vecchi bavosi e film di Bud Spencer e Terence Hill. Ma come nello Ying e nello Yang, dove c'è l'oscurità, c'è anche la luce. E la luce in Rete4 era il format I Bellissimi di Rete4, che in seconda serata rappresentava i migliori film in circolazione, dall'Ultimo Imperatore fino alle Ali della Libertà. Stupendo. Il tutto presentato dalla bellissima Emanuela Folliero, una vera gentildonna. Ricordandovi che la visione di questo film è consigliata a un pubblico adulto, ecco a voi Profumo, storia di un assassino. Buonasera. Quanto mi manca. Ma in ogni caso su Rete4 è l'oscurità a farne da padrone. Quelli che hanno almeno la mia età si ricorderanno sicuramente il mitico Emilio Fede e il suo grande spirito giornalistico. Quindi il contesto è conservatore, alla buona e soprattutto involontariamente buffonesco. Mai visto un terreno più fertile. Pertanto il programma di Mario Giordano funziona in questo modo. Quasi ogni giorno Giordano compare nel suo programma circondato da un bel pubblico di anziani e casalinghe e commenta una notizia di politica e attualità. E qui, se la notizia è abbastanza blanda, il livello di tarantolamento di Giordano resta stabile sul 6, e sempre su quella notizia, Giordano cerca di metterci su uno spettacolino sovranista xenofobo tutto sommato classico, ossia mostri mezzo titolo e ci fai sopra una bella narrazione antilogica. L'equazione è questa qui: immigrati più crimine uguale immigrati cattivi. In questo modo elidiamo completamente ogni forma di ragionamento che possa comprendere veramente il dato appena fornito. Gabriele, capo della polizia, ecco qua, un reato su 3 è tanto, perché gli stranieri sono circa il 10% della popolazione. 10% della popolazione, però un reato su 3 è commesso dagli stranieri. Visto? È molto facile. Gli stranieri commettono un terzo dei crimini, gli stranieri sono soltanto un decimo della popolazione, uguale immigrati cattivi. Easy as that. Ma, come immaginerete, le cose sono un tantino più complicate di così. Infatti, gli stranieri, ossia le persone che vivono in Italia ma non hanno la cittadinanza italiana, arrivano per il 50% dall'est Europa, mentre invece poco meno del 30% dall'Africa, e tutti questi immigrati, che sono circa l'8,7% della popolazione totale, loro appartengono alla fascia più bassa della popolazione, ossia al di sotto della soglia di povertà. E, come sappiamo, è proprio in contesti di povertà, degrado, abbandono delle istituzioni e in molti casi anche clandestinità che si sviluppa la criminalità. Quindi gli stranieri non commettono più crimini perché immigrati cattivi, ma perché appunto appartengono alla fascia più povera e più bassa della popolazione. Ed è per questo motivo che potete ritrovare questa situazione non solo in Italia ma in tutta quanta l'Europa e un po' nel mondo, ed è per questo motivo che sono gli immigrati, gli stranieri, a gestire e a condurre la maggior parte dei crimini, chiamiamoli di strada, quindi appunto svaligiamenti, furti, sfruttamento della prostituzione. Ma comunque ragazzi, state tranquilli, perché tutta quanta la roba grossa, mafia, corruzione, conclusione, appalti, tutta quanta la roba che fa veramente, ma veramente male al paese, è tutta quanta italiana. Gli indagati sono sempre italiani, quindi sempre prima gli italiani, vai così, ama il tuo paese. I love my country. Ora ragazzi, questa cosa io ve l'ho spiegata in letteralmente 2 minuti e probabilmente la sapevate anche già, secondo il mio canale, perché ne abbiamo parlato molto spesso. Però capite che è molto meglio a un pubblico di anziani spaventato, come quello di Giordano, raccontare robe come immigrati cattivi.
È molto più facile, la gente ti guarda, guarda le pubblicità e poi ti rinnovano il contratto. E qua bisogna portare a casa la pagnotta, eh? Ma in realtà Mario Giordano dà il meglio di sé soprattutto quando parliamo di cazzate. Se c'è una cosa che adora è tirare su questi polemiconi ignorantissimi nazionalpopolari su cose che non hanno il minimo senso. Perché dobbiamo mangiare? Io penso ogni tanto noi siamo vittima del couscous clan. Cioè, se non mangi couscous, se non mangi etnico, abbiamo la cucina migliore del mondo, abbiamo i piatti. E scopriamo i nostri piatti da nostra. Una bella chianina! Una bella, no, no. E Gesù morto, sì, Che poi il couscous è pure un piatto regionale tipico di Sardegna e Sicilia, cioè. Bellissimo. Però ragazzi, bisogna anche dire una cosa. Mario Giordano, in ogni caso, è un grande giornalista. Non a caso negli ultimi tempi si è prodigato nell'intervistare i personaggi politici più importanti, soprattutto più diversi, in nome della pluralità e soprattutto della libertà di informazione. Ossia Salvini e la Meloni. E anche lì le interviste grondano di obiettività e concretezza. Il giudice dice anche che quella nave doveva venire in Italia. Dice perché non va a Malta? Perché Malta è distante, pare distante. Malta, come la Nuova Zelanda. Dall'altra parte del mondo. E poi non va in Tunisia perché è un porto insicuro, un porto pericoloso. Allora, come un porto pericoloso? È un porto pericoloso. Ci vanno migliaia di turisti in vacanza 5, ogni giorno. 5-6 milioni di turisti l'anno. Ma non solo. Abbiamo scoperto, l'ho mandato prima, gliene faccio vedere un pezzettino. Ci sono dei traghetti che quasi tutti, ieri partiva un traghetto da Civitavecchia per Tunisia. Io mi sono allarmato. Perché se ho fatto. Erano in pericolo. Erano in pericolo. Tutti turisti in pericolo, fermati. Sì, Il vero problema è che Mario Giordano non rispetta nessun principio che possa qualificarlo come giornalista. O meglio, i principi che lo possono qualificare come giornalista sono gli stessi che possono qualificare me come giornalista. E. Storia strana, io non sono un giornalista. Ma infatti, di base, che cos'è un giornalista? Allora, siamo più o meno tutti quanti d'accordo che il giornalista dovrebbe essere una persona che ti racconta i fatti, senza appunto raccontarti delle balle. Ora, c'è un'enorme discussione e soprattutto un'enorme retorica sul fatto che i giornalisti debbano essere oggettivi, debbano essere super partes, debbano astrarsi dalla realtà e giudicarla. Beh ragazzi, mi dispiace, ma io non sono di questo avviso. Mi spiego peggio. A mio personalissimo parere, il giornalista è un essere umano e come tale non può negare né al suo pubblico, ma soprattutto né a se stesso, la sua sensibilità verso le cose che analizza. Questa cosa la spiega molto bene Tiziano Terzani in un'intervista a Carta Bianca, un'intervista meravigliosa che potete trovare ancora su YouTube, infatti vi lascio il link in descrizione, guardatevela, è meravigliosa. Terzani, che ha passato praticamente tutta quanta la vita in Asia come corrispondente giornalistico per lo Spiegel, ha sempre mostrato una grande sensibilità e un grande affetto verso le realtà che incontrava. Per esempio era molto affezionato alla lotta che facevano i Viet Cong in Vietnam, oppure anche i comunisti nella loro rivoluzione culturale. Ma poi, per esempio, in Cina, quando si rende conto che i comunisti cinesi, le guardie rosse, stanno facendo ancora peggio del regime nazionalista di prima, allora li critica ferocemente. Ma perché, appunto, c'è una coerenza anche nella sensibilità. E davvero, ragazzi, se potete, procuratevi, e ve lo lascio qua sotto in descrizione, magari sia un link di Amazon, La Porta Proibita, che è un libro di Terzani, è una raccolta di articoli che ha fatto nel suo periodo in Cina, dove lui racconta con il cuore spezzato come il regime comunista cinese non abbia portato altro che distruzione. Racconta come le guardie rosse abbiano distrutto templi, cancellato geroglifici, dato fuoco a monumenti, spaccato statue, tutto quanto magari anche per una certa logica, ossia il comunismo arriva e distrugge la società vecchia per crearne una nuova, ma alla fine questa nuova società non è mai arrivata e quindi ciò che rimane è soltanto distruzione. E c'è un grande affetto, c'è un grande rammarico e c'è coerenza in questa sensibilità. Perché provare sentimenti, provare affetto, anche supportare una fazione politica o una squadra o qualsiasi cosa, non ti porta in contrasto col tuo principio di giornalista, non ti porta a cacciare balle o a elidere informazioni soltanto per piegare la realtà dei fatti alla tua narrazione. La coerenza riguarda anche la propria emotività. Per questo motivo Terzani critica fortemente questo giornalismo che lui chiama all'inglese, no? Ossia questo astrarsi dalla realtà e giudicarla come se fosse un dipinto, che lo puoi stare lì a criticare. No, no. Perché se tu stai negando la tua sensibilità come essere umano, stai mentendo, perché siamo esseri umani e nessuno può negare questa sua sensibilità. Pertanto, sì, qua bisogna raccontare i fatti, no, non bisogna cacciare balle, ma credere di essere obiettivi, o peggio, raccontare di essere super oggettivi, che io ti dico soltanto la verità, è una menzogna che stai raccontando.
prima a te stesso e soprattutto poi al tuo pubblico. Quindi diffidate sinceramente, a mio parere, di tutti quanti quelli che vi dicono no, io ti sto raccontando la verità, no. Ma infatti, ragazzi, anche se questo qua è un format su YouTube, possiamo chiamarlo come vogliamo, satira, infotainment, io lo chiamo banalmente il Pizzi Show, voi sapete perfettamente come la penso e sapete perfettamente appunto qual è la situazione. Uno, io non sono né un giornalista né un intellettuale, sono un ragazzo su YouTube con libri finti, capelli brutti, sono uno così, è già tanto che abbia la tuta e non le mutande, ma sapete esattamente qual è la mia opinione, sapete come la penso. Io non ho mai fatto finta di essere super oggettivo, che vi racconto le cose come stanno, perché no, voi sapete come la penso. E ci si può incazzare quando racconto un'imprecisione, infatti mi avete anche cazzato duramente nella mia storia, come no, ma è appunto quella la coerenza, non il far finta di essere coerenti. Quindi ragazzi, per me il punto è molto semplice: il giornalista ti deve raccontare i fatti, non può raccontarti delle balle, non può piegare questi fatti alla sua narrazione, ma deve essere molto chiaro quello in cui lui crede, deve essere chiaro a se stesso e al suo pubblico, appunto per una questione di coerenza e di giornalismo. Ma per questo motivo questo è uno stato in cui ci sono migliaia di giornalisti e tutti quanti i giornalisti di fatto raccontano quello che vogliono e possono concentrarsi sulle loro fisime. Infatti io sono convinto che tutti quanti i giornalisti debbano avere le loro fisime. Per esempio, è giusto che Marco Travaglio continui a parlare di Berlusconi, è tutta quanta la vita che parla di Berlusconi, continuerà a parlarne anche quando sarà morto. Marco Travaglio, non Berlusconi ovviamente. Il presidente si comprerà anche la morte. Oppure anche Scanzi, che non fa altro che raccontare di Renzi, Renzi qui, Renzi là. Cazzarola, ha scritto un libro sul governo giallo-verde, Salvi Maio per il 40% parla di Renzi. Cioè, solo Renzi, ma è una sua giusta fisima. Quindi, per me, il vero giornalista è uno che sì, ha le sue ossessioni, ha le sue fisime, ha le sue idee chiare, ma è comunque un giornalista, cioè uno che incalza, è uno che fa domande dove vede il marcio. Non che sia appunto un tantino mieloso e accomodante, come per esempio quando Fazio intervistò Macron, che era veramente alla stregua di una pagliacciata, oppure Bruno Vespa, che la cosa più interessante che può aver detto è una domanda su un seno rifatto, che dici, non a caso Renzi ci fa spesso. Per me un giornalista interessante può essere banalmente anche Floris, perché ragazzi, Floris può avere sicuramente le sue opinioni, ma la prima cosa che vedo a Di martedì, come prima Ballarò, è che chiunque si sieda su quella sedia di Vimini, alla fine Floris gli va a rompere i coglioni, che sia Renzi o Salvini va sempre lì a fargli è sempre una rottura di balle, non gli lascia mai un colpo. Ma perché? Perché è un giornalista, ha le sue opinioni, sa, e gli fa delle domande giuste. Poi sì, è ovvio che su YouTube, quando rifai rivedere le clip delle interviste, sotto nei commenti ci sia la cloaca massima, perché Salvini fa una figura ancora peggiore di Renzi. Ma perché ovviamente, se per caso Floris ti fa una domanda sul perché avete aumentato le tasse, com'è che non siete riusciti qua, e Salvini ti risponde ma allora gli italiani sono tutti cretini, allora sì, cioè perché è facile, perché Salvini non sa rispondere, perché non sa di che cosa parla, perché sì, Quindi è la cosa che ti impedisce di essere un giornalista, ed è questa la cosa che ti impedisce di essere un giornalista come Mario Giordano, o peggio uno youtuber come me, perché di nuovo la differenza è sempre più sottile. Perché nel momento in cui tu non fai domande, nel momento in cui tu sei accomodante, nel momento in cui cominci a essere soltanto la voce in più, la finta voce libera, no? Con questa roba, siamo fuori dal coro, il programma di Giordano, che non so voi ragazzi, ma a me il coro sembra esattamente questo qua. Che è esattamente questa la cosa che ti differenzia. Quindi ragazzi, ve la faccio breve: per me l'unica cosa che ti rende veramente un giornalista e non un servo di un'ideologia, come in questo caso di Giordano, il grande pensiero unico della destra sovranista, quindi appunto contro i poteri forti e le banche, le lobby, quando c'era lui e quando si stava meglio si stava peggio, i confini, quello è veramente il pensiero unico. L'unica cosa che ti rende veramente un giornalista è la coerenza, la coerenza umana e la coerenza professionale, perché se devi fare le domande dove vedi il marcio, devi fare le domande. Quindi ragazzi, questo era il mio simpatico rant. Vi ricordo che questo progetto di infotainment supportato dai miei Patreon, questi ragazzi meravigliosi qua che mi supportano mensilmente in cambio di tutta quanta una serie di premi. Se anche voi mi voleste sostenere, qua sotto c'è il link in descrizione insieme a qualche altra cosa per approfondire gli argomenti. Detto ciò, vi ringrazio infinitamente per avermi seguito, mi raccomando fatemi sapere la vostra a riguardo, che così almeno cresciamo e non rimaniamo incastrati nel nostro bias di conferma. Quindi grazie mille per avermi seguito, ricordate di lasciare un mi piace, di iscrivervi se potete, e niente, ci becchiamo presto. Pizzi out.